la giornata di oggi è stata davvero incredibilmente interessante e approfondita sotto vari punti di vista. Certo che il minore davvero è stato messo al centro di tanti ragionamenti che riguardano la giuridica informatica e in generale i diritti del fruitore e del consumatore che è minore e anche la tutela dei dati personali e della sua sicurezza in rete. Io tratto di uno specifico particolare di questo tema che è legato al cyberbullismo, quindi ho potuto rappresentare quello che è stato il lavoro anche parlamentare, l'iter che è attualmente ancora all'attenzione del Parlamento, è tornato in Senato e quindi ho potuto confrontarmi anche col garante della privacy, col commissario di Agicom e con l'azienda Google, alla quale dobbiamo comunque l'iniziativa, per poter continuare in un'alleanza educativa che possa davvero dare delle risposte importanti ai minori in rete, alla loro sicurezza, ma anche alla possibilità di usarla bene, di non farsi del male tra di loro e di poter anche nel momento in cui si verificano dei fatti che possono essere anche di carattere di delitti, di carattere reato, possano comunque avere delle possibilità di reazione, di contrasto, di resilienza. Intorno al minore naturalmente va costruito tutto un aspetto di carattere sociale, una consapevolezza che va dalle famiglie alla rete dei servizi territoriali e in primo luogo alla scuola. Ma io assolutamente in questa iniziativa l'ho vissuta in prima persona stasera, però ne conosco i contorni e quindi il fatto che sia stata anche nelle piazze di 5 città diverse, che abbia prodotto momenti di riflessioni e anche momenti più di impatto. Io credo che queste siano tutte iniziative importanti perché in qualche modo sollecitano una percezione di quanto noi stiamo facendo un uso anche parziale della rete. Possiamo con la rete fare qualche cosa di più, che è quello naturalmente di creare dei contesti di creatività e di umanità che oltrepassano anche un po' quelli che sono i rischi e avendone consapevolezza e vanno verso un utilizzo più felice, insomma, dell'ambiente digitale, cioè diventare cittadini digitali a tutti gli effetti, fruitori consapevoli e non consumatori passivi. Credo che sia un passo molto importante e in quella direzione dobbiamo andare. Non ci sono altre scelte, quindi penso che queste iniziative siano comunque importanti da reiterare e continuare a farle.